tra pani spaccia e droga in strada, gambiano di 40 anni arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. Marsala, maltrattamenti in famiglia, padre e marito violento allontanato da casa. Trapani, allarme sicurezza sul territorio provinciale, l'associazione CIFA chiede maggiori controlli. Mazara Miracolo della Madonna del Paradiso, conclusi i festeggiamenti per il 226 anniversario. Calcio, domenica dell'incubo per Mazara e Mazara 46, Gerace e Castelbuono fanno un bottino pieno. Benvenuti al TG Vallo prima pagina, apriamo con la cronaca. Sorpreso a spacciare in strada un giovane gambiano è stato arrestato dai carabinieri di Trapani, particolari nel servizio. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Trapani hanno arrestato in flagranza di reato un gambiano di 40 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato dai militari della compagnia trapanese durante un servizio di controllo del territorio eseguito nel centro storico della città. I carabinieri hanno notato, in particolare, una presunta cessione di stupefacente fra due cittadini stranieri. Sottoposti a perquisizione personale, il quarantenne è stato trovato in possesso di hashish, crack e un coltello, mentre l'acquirente aveva comprato una dose di marijuana. La droga e il coltello sono stati sequestrati. A seguito dell'udienza di convalida, l'uomo è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nel comune di San Vito Lo Capo. I carabinieri della compagnia di Marsala hanno eseguito in flagranza di reato per maltrattamenti un provvedimento di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare nei confronti di un 55enne tunisino. I carabinieri intervenuti su segnalazione della figlia minorenne sono giunti sul posto dove l'uomo stava minacciando la moglie. Il 55enne anche in altre circostanze avrebbe minacciato e molestato i componenti del nucleo familiare, motivo per il quale è stato necessario allontanarlo da casa. Allarme sicurezza in provincia. Si registra oggi la dichiarazione del presidente di CIFA Trapani, Gaspare Ingargiola. Raccogliamo il grido d'allarme relativo ai numerosi episodi di furti, spesso accompagnati da atti vandalici registrati nel territorio nelle ultime settimane ai danni di diverse attività commerciali, ma anche di privati cittadini. Ingargiola si rivolge alle autorità competenti a diversi livelli affinché implementino ancor più sinergicamente attività di prevenzione e controllo. Chiede inoltre alle istituzioni di poter esercitare giuste pressioni al fine di una revisione di norme considerate troppo garantiste nei confronti dei malviventi che reiterano le loro azioni criminose. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Sono ben 8 i progetti e 13.128.000 euro che il Comune di Trapani ha già proceduto ad appaltare grazie ai finanziamenti conquistati con il PNRR, fondi PAC della Regione Siciliana nel settore dell'edilizia scolastica, lo ha reso noto il Sindaco Giacomo Tranchida. Altri due progetti per un totale di 5.755.000 euro vedranno la luce a marzo 2024. Tra i vari interventi, i lavori sono già iniziati nella scuola statale Ascanio per un importo di 320.000 euro. Entro il 30 novembre è previsto l'inizio dei lavori per l'adeguamento funzionale nella scuola dell'infanzia di Viale Marche per un importo di 1 milione di euro circa. I nostri alunni beneficeranno delle migliori tecnologie e di una maggiore sicurezza, hanno dichiarato il sindaco Giacomo Tranchida e l'assessore Vincenzo Guaiana. È chiaro che dobbiamo stare attenti alle tempistiche dei vari interventi per limitare al massimo i disservizi per il personale scolastico, tutto, gli alunni e le loro famiglie.
Sono in riparazione i nuovi contenitori di rifiuti differenziati collocati la scorsa estate in Contrada Boccarena Mazzara. Ignoti vandali li avevano danneggiati trasformando le aree in discarica. Non appena sistemati verranno ricollocati lungo il litorale con la speranza che vengano salvaguardati e che non si ripetano più episodi vandalici e di deturpazione dell'ambiente, ha dichiarato l'assessore comunale l'ambiente Gioacchino Emmola. Si è tenuta sabato scorso la prima assemblea nazionale dell'Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico. Ad Amalfi in particolare si è svolto il convegno sul tema l'Italia dei paesaggi rurali storici tra arte, cultura e identità, appuntamento organizzato con l'obiettivo di dare voce ai territori espressione dell'agricoltura storica ed eroica d'Italia. Sonia Anelli, direttrice del Parco Nazionale di Pantelleria, ha portato l'esempio dell'isola nell'ambito delle buone pratiche, delle testimonianze di resilienza, agricoltura sostenibile, conservazione delle tecniche di agricoltura eroica. Si sono chiusi ieri pomeriggio a Mazzara i festeggiamenti del 226° anniversario del miracolo della Madonna del Paradiso. Al termine della celebrazione eucaristica presieduta da padre Francesco Panzera si è svolta una piccola processione con l'effigie della Madonna del Paradiso dal santuario fino al passaggio a livello della piazza, poi il rientro nella parrocchia dove l'effigie della Madonna è stata riposizionata nell'abside sopra l'altare. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina, che apriamo con lo sport calcio. Si è giocata nel weekend l'undicesima giornata del campionato di eccellenza. Vediamo i risultati e classifica del girone A. Campionato di eccellenza, girone A, undicesima giornata, Aspra Pro Favara 0-6, Casteldaccia Accademia Trapani 0-0, Castellammare Atletic Club Palermo 2-0, Folgore Don Carlo Misilmeri 0-0, Fulga Torinissa 0-2, Mazzara Geraci 0-2, Oratorio San Ciro Unitas Sciacca 1-1, Supergiovane Castelbuono Mazzara 46 3-2. La classifica: Nissa in testa con 31 punti, Pro Favara 30, Mazzara 46, 24, Supergiovane Castelbuono 18, Unitas Sciacca 16, Castellammare Accademia Trapani e Folgore 15, Atletic Club Palermo 14, Oratorio San Ciro 12, Casteldaccia Geraci 11, Don Carlo Misilmeri 9, Mazzara 8, Aspra 7, Fulgatore 4. Sconfitta casalinga per il Mazzara di mister tedesco ieri pomeriggio allo stadio Nino Vaccara, sconfitto per 2-0 dal Geraci. Vediamo assieme gli highlights. Palla per Panzeri che può avanzare davanti a sé, può mettere in mezzo, invece preferisce tentare la botta da fuori. Giovagnoli in avanti a cercare la velocità di Andrade, la palla resta lì, poi Panebianco che prova il sinistro da fuori. Il Geraci che può beneficiare di questa ennesima rimessa laterale, la palla finisce in area di rigore con la conclusione di Albanese, 4 del Mazzara che adesso può mettere in mezzo per Cari in area di rigore. Cari prova a girarsi, mette in mezzo anche lui, dopo un rimpallo la palla arriva a Barbagallo che prova sulla destra a cercare Ricciulli, la palla resta lì però nella disponibilità di Guadagnoli che prova il destro a giro in rigore. Parte Panebianco col mancino, arriva adesso il duplice fischio del direttore di gara. Solo per un attimo, Gonzalez in avanti per Guadagnoli che anticipa Benivegna, poi la conclusione col mancino. Lo pizzo per Andrade,
Può avanzare, entra in area di rigore Andrade pericolosamente con l'uscita di Cassano che evita la conclusione al numero 11 con un colpo di testa. Palla in avanti a cercare lo spunto di Andrade che prova la conclusione troppo lenta, troppo debole per impensierire Cassano che su un avversario resta in piedi il giocatore del Gerace. Andrade entra in area di rigore, il destro di Andrade è deviato. La palla che finisce oltre la linea di fondo. Andrade va via Benivegna, suggerendo per pane bianco sulla sinistra, la palla messa in mezzo per Guadagnoli che la lascia lì per Bonamaison, poi c'è un tocco di mano da parte forse di Barbieri, braccio largo, calcio di rigore in favore del Geraci. Parte Guadagnoli dal dischetto, la para Cassano con i piedi, la palla finisce in calcio d'angolo. Bonamaison. La palla in mezzo dove arriva l'inserimento da parte di Guadagnoli. Inserimento per Giovagnoli che la controlla quasi al limite dell'area di rigore. Insiste il set del Geraci, la palla messa in mezzo, il colpo di testa in tuffo da parte di Guadagnoli che stavolta ha la meglio. Bonamaison la lascia lì Giovagnoli con Albanese che mette in mezzo, la palla resta nella disponibilità di Panebianco. È ancora il Geraci in proiezione offensiva con Panebianco che entra in area di rigore, la palla deviata da Benivegna diventa facile preda per Cassano. C'è agio però ad anticipare Guadagnoli, la palla in avanti per Cari con il Mazzara che si produce in ripartenza, entra in area l'attaccante algerino che mette in mezzo, arriva la chiusura determinante da parte di Gonzalez. Però in qualche modo la difesa del Geraci che prova a ripartire in contropiede con Guadagnoli che la può controllare sulla pressione di Pirrello, la allarga sulla destra per Giovagnoli. Ripiega la retroguardia del Mazzara, poi Abdelazim prova il destro da fuori, Ricciulli proprio sulla pressione del numero 8 del Geraci, regalando la ripartenza a Guadagnoli a tu per tu con Cassano, se la aggiusta Guadagnoli con Cassano che va giù, poi va giù anche il difensore del Mazzara, Pirrello, calcio di punizione per il Mazzara. Geraci che poi prova a mettere in mezzo in area di rigore, dove Aggio mette giù il numero 3, Panebianco. E sarà nuovamente calcio di rigore in favore del Geraci. Parte Abdelazim e stavolta il pallone in rete. Mazzara 0, Geraci 2. Va Miali col mancino, la palla di poco alta sopra la traversa. Triplice fischio al Nino Vaccarado. E vi ricordo che la partita sarà trasmessa dalla nostra emittente subito dopo questo notiziario e stasera a partire dalle 20:50 circa. Seguiamo adesso le interviste realizzate a fine partita. Alla fine sì, non ci sono state tante azioni da gol, potenziali ci sono state, primo e secondo tempo, non siamo stati abbastanza cattivi da attaccare queste palle. Sotto il profilo del gioco penso che abbiamo attaccato per tutti i 90 minuti senza mai subire l'avversario, perché non credo che abbiamo mai subito l'avversario. Il nostro portiere è stato inoperoso per tutta l'intera gara. Oggi i ragazzi si sono impegnati, ma purtroppo non nascondiamoci dietro un dito. E se ci difendiamo riusciamo un pochettino a limitare i danni, ma non avendo una linea difensiva adeguata, perché in ogni caso mi devo inventare sempre dei giocatori nuovi, di altri ruoli. Oggi ho dovuto mettere Barbieri centrocampista, non avendo Lopez, l'unico centrale di ruolo secondo me forte che a favore ci ha dato equilibrio, oggi non l'avevamo. Nonostante ciò abbiamo sofferto molto, ci hanno messo un po' in mezzo, ho cercato di correggere. I ragazzi hanno dato tutto, però è normale che abbiamo dei limiti. Oggi sono visti tutti e è sembrato fare dei passi indietro. Non penso neanche che un giocatore come Lopez, solo un giocatore, possa cambiare il volto di una squadra, perché non esiste. Forse solo era Maradona che cambiava il volto di una squadra, ma un difensore che viene a mancare è linea difensiva che posso solo ringraziare, hanno dato il massimo, il rientrante Benivegna che era un mese che non giocava, nonostante il dolore al piede. Pirrello hanno dato il massimo, ma gli errori purtroppo si fanno. Noi non siamo stati in partita. Io me ne prendo le responsabilità, chiedo scusa ai tifosi. Io chiedo scusa ai tifosi perché sono molto incazzato. Chiedo scusa ai tifosi perché dovevamo affrontarla diversamente, con un piglio diverso, e non fare gli errori che abbiamo fatto. E
Me ne assumo la responsabilità, la partita, le colpe sono mie, assolutamente le mie. Forse nel momento in cui stavamo soffrendo ho cambiato, mi ho levato una punta per cercare di mettere un centrocampista in più, ma in quel momento abbiamo continuato a subire e diciamo che l'errore è stato mio non poterla cambiare nonostante i cambi che ho fatto e infatti me ne prendo la responsabilità. Sconfitta anche per il Mazzara 46 di mister Iacono ieri pomeriggio contro il Castelbuono per 3-2. Vediamo gli highlights. Voleva l'1-2 con Suarez. Poi Suarez magicamente recupera il pallone, lo serve a Diallo che mette il pallone in mezzo! Mostruoso Keba! Fischia l'arbitro, rincorsa da parte di Torres! Aveva intuito l'angolo Keba! La super giovane Castelbuono di Rotterdam in vantaggio sul calcio di rigore da parte di Torres! E va Palardo, pallone dentro Diallo! Fischia l'arbitro, parte Licata, conclusione passa per conclusione, calcio d'angolo, va ad andare qui Torres, Suarez, prova a mettere il pallone, c'è Torres, Torres, quel Chanchi, non ti sentisce mai, l'arbitro aveva fischiato, il giocatore Mazzara è andato a passare da passaggio. Suarez mette il pallone in mezzo a cercare Diallo. Poi va Palardo, potrebbe coordinarsi. Fronteggiato da Erbini. Poi Antus! Il suo sinistro. Alla... dentro il colpo di testa alla rete. Jammem trova il gol 2-1. Per Palardo. Fenici. Garofalo, cercare di dire Torres che è partito di posizione regolare, Torres calcio di rigore giallo per Keba, con il mancino, rincorsa centrale da parte di Arenoso contro Keba, fischia l'arbitro, la rincorsa da parte di Arenoso, 3-1. Attenzione, Belecco serve il pallone con Bombardo che poi calcia al lato. Bertoglio prova ad andare via. Bertoglio si rialza, prova adesso la posizione. Opportunità per il Mazzara Rosella. Riparte nuovamente il Mazzara 46 che insiste. Conclusione, pallone passa Jammem, palla che si perde sul fondo, palla dentro, poi conclusione, rete del Mazzara, conclusione da parte di Sheriff. Mazzara 45-3-2. E adesso il calcio a 5, vittoria del futsal Mazzara sabato pomeriggio contro il Gela in casa per 7-5 nella sesta giornata del campionato di Serie B Girone H. I mazzaresi con questa vittoria salgono in classifica in terza posizione. Per il volley Serie C maschile, sconfitta in trasferta per l'SP Auto Mazzara sabato pomeriggio sul campo del Terrasini per 3-0. Per il volley femminile invece Serie D, vittoria nella terza giornata per le ragazze della Vigor Mazzara contro il Carini per 3-0. E con lo sport è tutto, vi lascio alla partita del Mazzara, grazie per averci seguito, arrivederci.